Il punto scacchi traforati è lavorato su un numero di maglie multiplo di 8 più 5 maglie e si ripete ogni 12 ferri. Nel primo ferro lavora diritto la prima maglia, quindi ripeti la sequenza di 3 maglie a rovescio e 5 maglie a diritto. Fino alle ultime 4 maglie. Lavora 3 maglie a rovescio e una maglia a diritto per completare il ferro. Inizia il secondo ferro con una maglia a rovescio e 3 maglie a diritto. Poi ripeti la sequenza di 5 maglie a rovescio e 3 maglie a diritto fino all'ultima maglia. Termina con una maglia a rovescio. Per il terzo ferro lavora diritto la prima maglia, quindi lavora la seguente sequenza. Una maglia a rovescio, un gettato, due maglie insieme a rovescio e 5 maglie a diritto. Ripeti questa sequenza fino alle ultime 4 maglie. Poi lavora una maglia a rovescio, un gettato, due maglie insieme a rovescio e una maglia a diritto. Lavora il quarto ferro come il secondo ferro. Lavora il quinto ferro come il primo ferro. Lavora a rovescio il sesto ferro. Il motivo viene scambiato nel settimo ferro. Inizia con 5 maglie a diritto. Poi ripeti la sequenza di 3 maglie a rovescio e 5 maglie a diritto fino alla fine del ferro. Nell'ottavo ferro lavora a rovescio le prime 5 maglie. Poi ripeti la sequenza di 3 maglie a diritto e 5 maglie a rovescio fino alla fine del ferro. Per il nono ferro lavora diritto le prime 5 maglie. Quindi lavora la seguente sequenza. Una maglia a rovescio, un gettato, due maglie insieme a rovescio e 5 maglie a diritto. Ripeti questa sequenza fino alla fine del ferro. Lavora il decimo ferro come l'ottavo ferro. Lavora l'undicesimo ferro come il settimo ferro. Lavora a rovescio il dodicesimo ferro. Ripeti questi 12 ferri per continuare il motivo del punto.